sguardi attenti alla ricerca della conoscenza. Approfondire la storia e la liturgia della Basilica del Santo Sepolcro durante la Quaresima è uno dei modi per immergersi nel mistero di questo luogo santo. L'École biblique, la scuola francese di studi biblici e di archeologia di Gerusalemme, situata nel convento di Saint-Étienne dei religiosi domenicani, promuove nel corso di tutto l'anno conferenze aperte al pubblico con temi diversi. All'inizio del tempo quaresimale, il tema del Santo Sepolcro come luogo di venerazione si fa ancor più significativo. Siamo qui nella scuola francese di studi biblici e di archeologia di Gerusalemme, fondata nel 1890. Qui riceviamo studenti che intendono frequentare corsi biblici, storici e archeologici e due volte al mese proviamo a condividere i risultati della nostra ricerca con un pubblico più ampio. Invitiamo quindi alcuni amici e un pubblico di composizione diversa per ascoltare dibattiti su argomenti di archeologia, storia e studi biblici. Il relatore di giovedì scorso è stato Fra Stefan Milovic, francescano. Come evidenziato nel corso della sua esposizione, si può dire che nel Santo Sepolcro sia Pasqua ogni giorno. Non solo il tempo e la storia determinano il calendario liturgico, ma nei santuari anche il luogo stesso. Per questo motivo, in modo speciale a Gerusalemme, nelle domeniche di Quaresima, si anticipa il canto dell'Alleluia e la proclamazione del Vangelo di Pasqua. Così come a Gerusalemme è Pasqua tutto l'anno, a Betlemme è Natale ogni giorno. Nei luoghi santi la liturgia è scandita dal hic, dal latino qui, e non determinata dal tempo liturgico che si celebra in tutta la Chiesa. Che la Basilica del Santo Sepolcro è stata costruita soprattutto per il culto, per la venerazione. I cristiani del mondo intero vengono in questa basilica proprio perché qui Cristo è risorto. Cristo è risorto al Santo Sepolcro e quindi veniamo qui per constatare che la tomba è vuota. Dunque la prima mozione e la venerazione del luogo, e poi dopo, una volta che uno sta qui, vuole anche celebrare un luogo fatto per la liturgia. Tutto è stato costruito, concepito in vista della venerazione della liturgia. Una opportunità di conoscere di più sulla storia e le curiosità del Santo Sepolcro. Tutta la basilica è piena di luoghi di venerazione. Oltre alle edicole in cui si trova il sepolcro, veneriamo il Calvario, la Pietra dell'Unzione, la Cappella di Sant'Elena, dove, secondo la tradizione, fu ritrovata la Croce di Cristo, e ancora la Colonna della Flagellazione. Anche se i luoghi sacri della Basilica sono officiati da diverse chiese cristiane, la Chiesa Cattolica, quella greco-ortodossa, la Chiesa Armena, la Copta, la Chiesa Siriaca, i luoghi santi possono essere venerati da tutti. Tutti celebrano lo stesso mistero della resurrezione, anche se con riti diversi. Esistono anche tradizioni comuni a tutti, come quella della processione intorno alla tomba. Il centro è sempre Cristo risorto e tutte le confessioni cristiane girano intorno a questo sole unico. Chi ha partecipato alla conferenza ora ha ragioni in più per prepararsi e vivere bene la Settimana Santa in questo luogo. Mi è piaciuta questa conferenza perché ho la possibilità di abitare nel convento Ecce Homo, anch'esso un luogo sacro. Ora possiamo comprendere la distinzione fra ipotizzare un luogo sacro e celebrare in un luogo sacro, suffragato da studi storici e dalla tradizione. Nel secondo caso celebriamo i testi proposti dalla liturgia nel luogo stesso in cui sono accaduti gli eventi proclamati.